Presidente, io confermo la richiesta di votazione per appello nominale su entrambe le proposte deliberative. Ovviamente devo precisare dei firmatari della confermato con i firmatari. Mi vorrei chiedere una cosa, Presidente, qui da lei. Io due copie di una mozione che si differiscono. Ce n'è una e ce n'è un'altra con delle cancellature. Quella con le cancellature. Quella con le cancellature. Sì, con le cancellature. L'ho dichiarato così romano. Presidente, recuperando una severità e una compostezza che si dovrebbe addire a un'aula consiliare, fino a prova contraria non è, diciamo, un ring dove magari prova per tutti, prevaricare, prova per tutti, non posso da lei ora, non può arringare, vale per tutti, vale per tutti. Questa è stata forte. Il confine che passa tra un intervento accalorato e la prevaricazione dei toni sta in questo, sta nel fatto che si nega l'evidenza e si mente sapendo di mentire, perché l'assessore italiano, ma poi comunque sia, le dichiarazioni di voto sono tali, quindi se passerà l'indicazione della maggioranza staremo a vedere quale sarà la modalità attraverso la quale la maggioranza pensa di poter attivare un percorso più virtuoso e più celere rispetto a quello che abbiamo proposto con la nostra mozione. Però, Presidente, io devo sottolineare che qui c'è una differenza non nelle modalità attraverso le quali noi vogliamo risolvere il problema. Qui c'è un documento che francamente è offensivo e vergognoso, lo ripeto, perché ribadisce l'ovvio. Ribadite l'ovvio. E nel ribadire l'ovvio vi rendete, a mio avviso, anche fastidiosi nei confronti di chi il problema lo conosce da anni e lo subisce da mesi. Perché voi con questo documento che ci chiedete di approvare e che non voteremo per le ragioni che sto dicendo, non fate altro che dire: la giunta regionale vuole salvare la filiera agricola e vuole pagare gli stipendi ai lavoratori. Dite questo. Se è stato distribuito l'articolo, ma poi lo divulgheremo, dite questo. Vi dobbiamo fare l'applauso che volete salvare la filiera agricola e volete pagare gli stipendi ai lavoratori. Ci volevano 10 ore di consiglio regionale per ribadire questa volontà. Pensate ci sia qualcuno in consiglio regionale che voglia uccidere Solarital e affamare ancora di più i lavoratori, più di quanto non l'abbiate fatto voi con i provvedimenti deliberativi di centinaia di milioni di euro andati in fumo. Se pensate o se qualcuno pensa che c'è qualcuno che in quest'aula non vuole salvare Solanza e non vuole pagare il lavoratore, ditelo chiaramente, così ci chiariamo, perché forse c'è un pregiudizio. Mentre voi ribadite l'ovvio, noi tentiamo, con tutti i limiti del caso, di indicarvi non cosa fare, cioè salvare la filiera e pagare il lavoratore. E per la verità non pretendiamo nemmeno di essere applauditi per la soluzione che troviamo, perché è una soluzione l'unica percorribile, come sapete benissimo, per evitare un passaggio che è un cortocircuito. Il cortocircuito è che dare soldi a Solarital oggi, a fronte delle aggressioni al patrimonio di Solarital per effetto anche dei decreti ingiuntivi, determina il fatto che un solo euro che viene messo in Solarital è aggredibile con criterio di priorità da tutti coloro i quali hanno già formulato i decreti ingiuntivi. Questa è la verità. A fronte del fatto, a specifica destinazione, l'assessore che ha pregressa esperienza nel mondo bancario e che io rispetto sul piano personale. Poi ricorderemo, anzi ce lo ricorderà l'assessore Verardi, come sta procedendo l'operazione di cartolarizzazione o di piano di rientro dei debiti delle società del trasporto pubblico locale, per essere rassicurati che in giunta ci sono competenze che risolvono i problemi, ovvero, come io sostengo, che in giunta ci sono delle competenze che aggravano i problemi, anzi che li determinano,
come sanno bene le aziende del trasporto, che si stanno fidando di voi rispetto ai 30 milioni di crediti pregressi, e lo sanno anche le banche che non vi firmano le cessioni perché sono cessioni complicate. Ma c'è di più, lo dico assumendomi la responsabilità, è una pazzia quella che dice l'assessore Vitaliano, che loro domani riuniscono la giunta e con delibera di giunta dispongono il pagamento dalla giunta direttamente ai lavoratori. È una follia, è una follia, è una follia. Noi proponiamo al contrario di bypassare la scatola solare, perché voi siete anche, diciamo, intellettualmente poco corretti e poco onesti, perché nulla dite ad esempio rispetto al management che continua a sedere comodamente. No, è quello, perché se voi farete un ennesimo finanziamento a Solarvital, oltre al fatto che sapete che non lo potete fare, perché non lo potete fare, non potete nemmeno prevedere la cessione di ramo d'azienda o l'affitto del ramo d'azienda nell'immediato nei confronti della GAM. Non lo potete prevedere, perché se c'è, come il Presidente della Regione ha detto, una liquidazione coatta amministrativa, questa operazione sarebbe probabilmente in elusione o in frode alla legge. Sarebbe un'ipotesi di, probabilmente, di truffa ai danni dei creditori, alla quale non vi potete esporre. Avete fatto probabilmente anche di peggio in altre circostanze, ma probabilmente stavolta dovete assumere una potenza diversa. Ma comunque, e non parlo del problema del patto di stabilità, perché da un assessore al bilancio ci si aspetterebbe non soltanto la requisitoria urlando, ma ci si aspetterebbe anche qualche minimo di dato di bilancio e finanziario, che ovviamente non c'è. Ma insomma, io concludo, però ci tengo a ribadire e a salvaguardare un elemento politico, perché altrimenti rischiamo che non ci caremo più nemmeno noi. L'elemento politico è il seguente: discutiamo anche sul come fare, e noi abbiamo dato la nostra disponibilità a farlo, nonostante quello che dice qualcuno in un orecchio, perché non ha il coraggio di dirlo qui anche ai lavoratori, che ci sarebbe chi è contrario a sostenere questo percorso. Noi vi indichiamo una modalità operativa che avete già seguito con difficoltà sulla vicenda ITR, per una motivazione: perché lì, e l'assessore Vitaliano lo sa ma fa finta di non sapere e mente sapendo di più, la difficoltà che hanno incontrato su ITR stava nel fatto che c'era un'amministrazione straordinaria che doveva certificare i crediti delle ditte fornitrici, e quella istruttoria che ha richiesto del tempo. In questo caso non serve neppure che la Fimonisi avvii l'istruttoria, perché è talmente evidente ed è talmente chiaro al capo del personale di Solarvital chi sono i creditori di Solarvital, cioè i lavoratori che aspettano lo stipendio, che non ci vuole un'istruttoria, basta una forma di certificazione da quel punto di vista. Dopodiché possiamo discutere sulle qualità o meno della proposta, sapendo che non è il Consiglio regionale che può impartire indirizzi immediati rispetto al percorso, e proprio perché non è il Consiglio regionale che può impartire indirizzi specifici, perché la competenza è dell'esecutivo, ci siamo messi avanti col lavoro, perché se seguite il vostro percorso, lo sapete benissimo voi, ma permettetemi di dirlo, lo sanno ancora meglio i vostri dirigenti, il percorso di cui parlate è un percorso che è talmente lungo, e purtroppo sarà dimostrato, che purtroppo non ci basta avere la coscienza a posto a futura memoria nei confronti dei lavoratori dicendo che l'avevamo detto, perché il problema, se l'emergenza sociale resterà, continuerà ad essere un problema anche di chi con responsabilità in questo momento è all'opposizione. Ma vi dico questo perché, e chiudo, nei confronti dell'illazione dell'assessore al bilancio che si permette di parlare di pass non pass, ma se non li prendi dal FAS o non li prendi dalla rimodulazione eventuale, sempre se l'assessore sarà d'accordo, e questo lo vediamo, poi vediamo quello che dice l'assessore, ma dove li vuoi prendere di grazia ai soldi? E soprattutto, se c'è questa disponibilità anche del Consiglio regionale ad individuare queste risorse, per quale motivo non si individua già da subito la modalità e l'importo anche attraverso la rimodulazione del FAS? Lo dico perché quando il Presidente della Regione
va a fare l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università e parla del sostegno alla ricerca scientifica, tecnologica, il trasferimento tecnologico all'università, promuovendo l'accordo di programma che si è fatto lui per 22 milioni e mezzo di euro nei confronti dell'università parlando di ricerca scientifica. Poi quando ne parleremo si vedrà se sono finanziamenti della ricerca scientifica o per operazioni, diciamo, di immobiliari legati all'università. Questo lo vedremo a tempo detto. Ma per essere chiari, lo dico pure all'assessore Velardi, che è persona di buon senso e certe volte difende delle posizioni, ma probabilmente, mi permetto di dirlo con rispetto, gli sfugge qualche passaggio. Quando una cosa si è voluta fare in questa regione, in questa giunta, si è fatta, e quando la Pimolise è stata resa in house, hai voglia di dire c'era la legge dello Stato? Perché l'assessore lo sa che ci sono ancora oggi delle ditte che hanno avuto la dimostrazione dei loro prestiti anche al 2035, e sono delle ditte che non svolgono funzione di pubblica utilità, perché la Pimolise agisce come braccio operativo della regione. Come braccio operativo della regione l'hanno fatto per gli amici degli amici, lo possono fare pure per i lavoratori della Solarica. Quello che ci vuole è la volontà politica. Noi abbiamo indicato la via, vi suggeriamo di prenderla in considerazione come modalità che consente nell'immediato al lavoratore di sapere a chi deve guardare in faccia per avere il pagamento delle sue spettanze, e non invece dover aspettare domani una delibera di giunta che non sappiamo che cosa dirà e che probabilmente ancora una volta, come è accaduto non da ultimo esattamente un anno fa con i 4 milioni di euro del direttore generale, di quegli X milioni di euro che saranno deliberati non si capisce quanti andranno nelle tasche dei lavoratori per le spettanze pregresse e quanti andranno altrove. Questo volevamo evitare e questo volevamo scongiurare. Se così non sarà, ve ne assumerete la responsabilità, ma di certo non permettiamo né all'assessore italiano né al presidente né a nessuno che ha condotto questa e altre realtà produttive sul baratro di venire addirittura a parlarci di responsabilità di chi ha fatto qualcosa. Ve lo diciamo noi che cosa avete fatto, le avete portate al fallimento con una scelta di politica industriale sbagliata, clientelare e per molti versi illegittima e pure illecita. Per favore.